Entra il giudice costituzionale Barbera. Può partire lì. Ora un filmato realizzato da Rai Scuola che illustra la Corte Costituzionale. Grazie. Il 1° gennaio del 1948, quando la nostra neonata Repubblica riceve il dono più prezioso, un dono pensato proprio per tutelarne la crescita e lo sviluppo democratico. Il 1° gennaio del 48 entra in vigore la Carta Costituzionale. La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. Perché si muova, bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile. Dietro a ogni articolo di questa Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi, caduti, combattendo, fucilati, impiccati, torturati, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta. Questo è un testamento di 100.000 morti. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. La Costituzione, come ogni cosa di grande valore, ha richiesto da subito una speciale tutela, una garanzia scrupolosa, saggia e ponderata. Ecco perché, assieme ai più alti organi della Repubblica, viene istituita una corte di giudici speciali, uomini di legge di grande esperienza, a cui assegnare il delicato compito di garantire i principi della Costituzione italiana. È il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a ricordarci l'importanza dell'istituzione e la sua stretta affinità con il Quirinale. La Corte, come è noto, ha come prima competenza più famosa quella di accertare che le leggi siano conformi
ai principi della nostra Costituzione. Questi principi sono in realtà, rappresentano il patto che lega gli italiani al loro Stato. Il patto così come è stato definito è sancito nella Costituzione. Quindi garantire il rispetto di questo patto è fondamentale per la nostra Repubblica. La Corte Costituzionale nasce per arginare una questione antica. I poteri legislativo e giudiziario sono notoriamente separati. Ma chi ha il compito di giudicare le leggi che escono dal Parlamento e vengono applicate dalle corti e dai tribunali? Qualcuno accosta le funzioni della Corte Costituzionale a quelle del Presidente della Repubblica. E questo accostamento ha un certo fondamento, pur nelle diversità delle funzioni, dei due organi. Entrambi sono organi di garanzia. La Corte Costituzionale è un garante di carattere giuridico, tecnico-giuridico. Il Presidente della Repubblica è garante sul piano istituzionale, potremmo dire politico-istituzionale. Il primo Presidente della Corte è anche l'uomo che ha ricoperto la più alta carica del Paese all'inizio del percorso repubblicano, Enrico De Nicola. 15 dicembre 1955, i giudici prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica, testimoni il Presidente del Senato e il Presidente della Camera dei Deputati. Giuro sul mio onore di osservare lealmente la Costituzione e le altre leggi dello Stato, esercitando le mie funzioni di giudice della Corte Costituzionale nell'interesse supremo della nazione. Il 23 aprile del 1956 la Corte Costituzionale si riunisce nella prima udienza alla presenza del Presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi. È quello che possiamo considerare l'atto fondativo dell'istituzione, così come la prima storica sentenza emessa dal Collegio dei Giudici è datata 5 giugno 1956. Come riportato nella Costituzione, le funzioni specifiche della Corte sono regolate dagli articoli 134, 135, 136 e 137. Il giudice costituzionale non è sottoposto al sindacato di qualsiasi organo o potere esterno alla Corte. Gode della stessa immunità dei membri del Parlamento. Tutti i provvedimenti adottati dalla Corte nei confronti dei suoi componenti devono essere motivati e resi pubblici. Nell'atto di assumere l'alta carica, il giudice costituzionale deve rinunciare a qualsiasi mandato e professione. Non può essere membro del Parlamento, sospende l'insegnamento, non partecipa ad associazioni o partiti politici. Smessa la toga, i giudici si raccolgono intorno al grande tavolo rotondo. Il pubblico non può entrare nella Camera di Consiglio. Noi non possiamo assistere. Là dentro i giudici dovranno deliberare. L'aria austera dei giudici e della stessa Corte non deve far perdere di vista l'obiettivo primario, il principio indefesso che guida il lavoro quotidiano, il rispetto dei principi della Costituzione. La Corte Costituzionale ha la sua sede nel Palazzo della Consulta. Questo edificio fu eretto nel 700 da Papa Clemente XII per il Tribunale Ecclesiastico della Sacra Consulta. Dopo il 1870 fu la sede del Ministero degli Affari Esteri e poi del Ministero dell'Africa Italiana. L'edificio della Consulta affianca il Palazzo del Quirinale, la sede della più alta carica dello Stato, e proprio come il Presidente tutela e garantisce dall'alto del colle i cittadini, la politica e le istituzioni legislative. Sono ancora le parole del Presidente Mattarella a ricordare l'attualità e il prezioso valore della Carta dei Padri Costituenti. La nostra Costituzione del 48, ma i nostri Costituenti con grande sagacia ne hanno scritto le norme in maniera che potessero esprimere principi e valori validi anche per situazioni allora imprevedibili.
e ve ne sono tante. Basta pensare a come è cambiata dal 48 ad oggi la modalità della vita quotidiana. Basta pensare ai nuovi diritti, a una quantità di condizioni differenti e allora imprevedibili. Ci sono stati decenni in particolare in cui le grandi riforme civili hanno avuto dalla Corte un impulso fondamentale. Il matrimonio, il divorzio, ma anche la legislazione sull'aborto sono stati presi in esame dai giudici della Consulta e non solo dai grandi dibattiti in Parlamento. I grandi temi che hanno inciso profondamente nella vita sociale hanno lasciato spazio talvolta a questioni più distanti dall'etica, ma pur sempre incisive nella vita quotidiana. Ogni tema che regola la vita dei cittadini diventa materia di analisi della Corte. L'intenso lavoro della Corte è sostenuto dalle alte competenze di ogni membro. Per i giudici, trasformare un principio astratto in applicazione nella vita di ogni giorno è la più grande soddisfazione. Le norme della Costituzione sono state scritte con una duttilità che rende i suoi principi capaci di affrontare e far nascere regole adatte anche a queste nuove condizioni. Ecco, la Corte Costituzionale nel corso del tempo ha verificato se le nuove regole poste dal Parlamento con le leggi per queste nuove condizioni allora imprevedibili fossero conformi alla Costituzione, quindi sono state responsabilità nuove della Corte Costituzionale valutare se condizioni così imprevedibili e differenti da quelle del 48 siano state regolate però in conformità a quei principi che rimangono sempre validi. Ora un filmato realizzato da Rai Cultura in collaborazione con la Corte Costituzionale riguardante le parole della Costituzione. Il comma dell'articolo 3 della Costituzione che dice che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di carattere economico e sociale che limitano di fatto libertà ed eguaglianza. Dopo aver proclamato nell'articolo 3, la prima parte dell'articolo 3, l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, dopo aver proclamato nell'articolo 2 i diritti inviolabili, la Costituzione fa, come dire, un atto di umiltà, di sincerità e dice è possibile garantire dei diritti e dell'eguaglianza, ma ci sono degli ostacoli sociali che non rendono effettivi questi diritti. È compito della Repubblica rimuoverli. Quindi non tutto può essere affidato ai codici, ai tribunali, alle pandette, ma è necessario che ci sia un'azione politica, intanto del Parlamento, che si ponga obiettivi di superamento di questi ostacoli, che si ponga l'obiettivo di rendere effettivi diritti ed eguaglianza. Quindi significa passare un obiettivo, rendere forte un obiettivo che è quello politico, cioè la politica deve riassumere compiti che non sempre è possibile perseguire attraverso i tribunali, attraverso i codici, attraverso la Corte Costituzionale. Obiettivi di trasformazione sociale, obiettivi cioè quella che veniva chiamata da Calamandrei la rivoluzione promessa, ma che comunque, a parte l'enfasi di questa espressione, significa che c'è uno spazio per la politica al di là dei codici, ripeto, al di là dei giudici, per perseguire obiettivi di interesse costituzionale, che la nostra Costituzione ritiene importante, obiettivi di eguaglianza e obiettivi di tutela delle libertà, dei diritti di partecipazione dei cittadini. Per esempio, nello stesso articolo 4 si proclama il diritto al lavoro, ma si dice che poi devono essere rese effettive le condizioni per l'esercizio del diritto al lavoro. Ora la professoressa Lombardi Vallauri illustrerà i percorsi svolti dagli studenti dell'Istituto per quel quanto riguarda la legalità. Grazie. Buongiorno. Ringrazio tutti voi che siete presenti, il giudice Barbera che fa di questa giornata con noi una giornata tanto importante. Tutti gli ospiti e vorrei ringraziare anche
in special modo voi studenti che fate, che date un senso vivo e promettente alla giornata di oggi e al nostro impegno per voi. L'educazione alla legalità è stata introdotta in questa scuola nel marzo 2011 attraverso l'adesione al progetto Fai la cosa giusta, che era stato promosso dal Comune di Bologna per diffondere tra i giovani la cultura della responsabilità, della legalità, l'educazione alle regole, al senso civico, al rispetto della diversità e affermare concetti come cittadinanza attiva, costruzione della responsabilità, integrazione a scuola, prevenzione dei comportamenti antisociali e devianti dei giovani. Il progetto di educazione alla legalità era ed è ancora articolato in moduli formativi svolti da persone esperte nel declinare il grande tema del rispetto nei suoi molteplici aspetti. La regola rispetto a sé, la regola rispetto all'altro, la regola rispetto alla comunità. Nel corso dei primi anni scolastici il progetto nascente è stato rivolto a un numero più limitato di classi, ma col passare del tempo siamo riusciti ad estendere la partecipazione alla quasi totalità degli studenti dell'istituto, e però l'intento e lo spirito che animano queste attività sono sostanzialmente immutati. L'educazione alla legalità è ormai un'azione di sistema nell'Istituto Superiore Belluzzi Fioravanti e gli studenti seguono un curriculum ideale. Le classi del biennio cominciano con affrontare i temi del rispetto e della civile convivenza, della cultura dell'integrazione e dell'accoglienza democratica, dell'esercizio effettivo dei diritti, della gestione non violenta del conflitto, del consumo critico e dello sviluppo sostenibile. Lo scopo è quindi di promuovere tra i nostri studenti più giovani la consapevolezza della relazione che intercorre tra i diritti di cui tutti godiamo e il nostro comportamento quotidiano, individuale e collettivo. Le classi terze, che iniziano anche i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, sono chiamate a riflettere, sempre tramite laboratori attivi, sul nesso tra legalità e lavoro. Si intende cioè portare gli studenti a comprendere come la cultura della legalità sia presupposto imprescindibile per il godimento del fondamentale diritto al lavoro e come, reciprocamente, il lavoro legale, tutelato e promosso secondo i principi costituzionali, contribuisca alla realizzazione effettiva della persona umana e della legalità nella nostra società. Gli studenti delle classi quarte sono coinvolti in moduli rivolti a contrastare la cultura e la pratica della illegalità, in particolare del fenomeno mafioso. L'azione pensata muove dalla presa di coscienza della nascita, dell'evoluzione, della diffusione delle mafie sul territorio, per stimolare il riconoscimento e la riflessione attiva rispetto a comportamenti comuni, anche quotidiani, che della mentalità mafiosa condividono lo spirito o possono costituire un terreno favorevole all'azione delle mafie. A completamento del modulo, ogni anno gli studenti incontrano importanti testimoni della lotta alla mafia, appartenenti alla società civile, alle associazioni impegnate in questa lotta e alle istituzioni repubblicane. Le classi quinte, infine, si concentrano principalmente sulle competenze di cittadinanza e Costituzione. In particolare quest'anno gli studenti partecipano oggi al viaggio in Italia, alla Corte Costituzionale nelle scuole, che costituisce un significativo momento di contatto tra la collettività scolastica e lo Stato, volto a far loro percepire con la forza della effettività l'appartenenza alla Repubblica Italiana, in qualità non solo di studenti ma propriamente di cittadini. Il significato di questa giornata è per noi il medesimo che abbiamo cercato di concretizzare negli anni passati, quando importanti magistrati hanno incontrato qui i nostri studenti.
buongiorno a tutti e benvenuti all'evento Viaggio in Italia. La Corte Costituzionale incontra le scuole. L'IS Belluzzi Fioravanti, che rappresento come vicario e il cui dirigente, il dottor Soverini, in questi giorni impegnato in una attività istituzionale all'estero e di cui vi porto i saluti, ha il privilegio di accogliere stamane nell'aula magna dedicata ai magistrati Falcone e Borsellino il giudice della Corte Costituzionale Barbera, che ringrazio fin da ora per la sua presenza qui con noi e che ci parlerà della Costituzione e del ruolo che la Corte Costituzionale ha e di cui è membro. Abbiamo visto due brevi filmati e abbiamo ascoltato con attenzione l'attenta relazione che la docente Lombardi Vallauri ha illustrato circa le attività che svolgono i nostri studenti. È dal 2011 che in questa scuola è partito il progetto Educazione alla Legalità. Mi piace ricordare che ora è all'interno del progetto del PTOF, il piano triennale dell'offerta formativa, e qui in sala abbiamo la docente che ha iniziato questo percorso, che ringrazio, la professoressa Veronese, grazie. Ringrazio i ragazzi per il lavoro che hanno svolto, frutto della preparazione che ricevono attraverso i loro docenti, a partire dai docenti del biennio, i docenti di diritto, e purtroppo, signor giudice, la materia di diritto così importante è solo nel biennio del nostro corso di studi, ahimè. Ma questa mancanza viene colmata poi dai docenti di lettere che nel triennio, appunto aderendo a questi progetti, riescono a porre l'attenzione su temi così importanti nello sviluppo della persona. Sono proprio i docenti che giorno dopo giorno, con loro impegno e professionalità, i docenti tutti, garantiscono il rispetto di valori quali la dignità, la libertà, l'uguaglianza, la legalità. Negli anni abbiamo avuto qui la presenza, per esempio, del dottor Davigo, abbiamo avuto la presenza di Nino Di Matteo, ma oggi credo che con lei abbiamo raggiunto un risultato eccezionale, che era nostro obiettivo da anni, avere un giudice della Corte Costituzionale. Pertanto, visto che il momento è un momento importante per la comunità tutta del Belluzzi Fioravanti, ma in special modo per i ragazzi, allora io passo velocemente la parola al direttore dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna, il dottor Schiavone, e poi dopo proseguiamo con la lezione del giudice. Grazie. Buongiorno a tutti voi, buongiorno e benvenuto al giudice della Corte Costituzionale Augusto Barbera. Porto i saluti dell'intera amministrazione scolastica regionale. Il direttore generale ha avuto un'emergenza immediata e mi ha pregato di sostituirlo. L'ho fatto molto volentieri perché credo molto nell'utilità di questi incontri. Io ho incontrato il mese scorso 480 docenti neoassunti e ho ricordato loro il contenuto del primo capoverso dell'articolo 98 della Costituzione, che dice che tutti noi pubblici dipendenti siamo al servizio della nazione. E la nazione non è soltanto il ministro o il governo pro tempore in carica, ma è la società civile. È la società civile, siete voi, sono tutti, insomma, sono le organizzazioni, sono le associazioni, sono le persone.
E leggevo mentre venivo in qua che la parola oggi, chiave di oggi è ostacoli. Io sono stato sempre impegnato, sono ormai al termine del mio percorso, sono stato sempre convinto che la scuola debba, si sia sforzato di farlo e continua a farlo per rimuovere gli ostacoli, per rimuovere gli ostacoli che consentono a tutti di raggiungere un'autonomia e una libertà personale. E lo fa a partire dalla scuola dell'infanzia, perché la scuola dell'infanzia, poi la scuola primaria e quelle secondarie, devono sforzarsi di tener conto dei bisogni di tutti e di ciascuno. E questo lo fa con la individualizzazione, con la personalizzazione dell'insegnamento. La società civile ha bisogno di persone competenti, di persone libere e autonome, e noi siamo impegnati in questa direzione. Chiudo col dire che siete stati bravissimi, ragazzi. Devo ringraziare voi, i professori, sicuramente. State seguendo con attenzione, questo ci fa onore, vi fa onore e deve inorgoglire il vostro istituto. Avete diritto di esserne orgogliosi. E mi permetto di chiedere al giudice e alla Corte Costituzionale di non interrompere il viaggio iniziato nel 2018. Non è piaggeria, non è retorica, le scuole hanno bisogno di questi interventi, di questa nuova linfa che ci richiama e che ci aiuti a riconsiderare sempre i principi della nostra Costituzione. Io auguro a tutti voi di avere nella vostra libreria, sul vostro tavolo dove studiate, una copia della Costituzione, e dovremmo impegnarci a che a tutti voi sia consegnata una copia. E quindi di non interrompere il viaggio, signor giudice, perché lo registriamo anche qui oggi, è di grande aiuto e di grande porta nuova linfa al nostro operare quotidiano. Grazie. Ringrazio io la professoressa Savarese e il dottor Schiavone per le parole di benvenuto e ringrazio voi. Mi avete commosso vedervi cantare così bene l'inno d'Italia, proprio una massima perfezione. E mi ha commosso anche il documentario, è la prima volta che lo vedo, esiste, circola da tempo. Per cui ne approfitto anche per un bellissimo documentario iniziale, ne approfitto per ringraziare il dottor Carlo Visconti, che è il segretario generale della Corte Costituzionale, che ha organizzato questo filmato. Non è consueto che il segretario generale venga nelle scuole, questo è un onore per me, ma soprattutto per voi, perché la fama dell'Istituto Belluzzi Fioravanti è una fama meritata e ben riconosciuta. Io abito a Bologna da quasi mezzo secolo, sono siciliano ma abito a Bologna da mezzo secolo e so cosa significano per lo sviluppo industriale dell'Emilia Romagna due istituti, no? L'Aldini Valeriani e il Belluzzi, che hanno rappresentato la forza che ha consentito all'Emilia Romagna, che nell'immediato dopoguerra, quando veniva redatta la Costituzione, era una delle regioni più arretrate d'Italia. Cioè l'Emilia-Romagna aveva un reddito che era inferiore a quello delle regioni del triangolo industriale, che erano l'Emilia, cioè la Lombardia, il Piemonte e la Liguria. Ma sono state poi la forza di queste, degli artigiani, divenuti poi anche industriali, e l'alimento che veniva dato dai due istituti, Belluzzi e l'Aldini Valeriani, che hanno rappresentato la forza di questa regione. Quindi grazie a voi tutti. Devo, queste... percorso attraverso le scuole è stato voluto anche per far conoscere meglio la Corte Costituzionale. Ma prima di parlare della Corte Costituzionale bisogna tornare a parlare anche di Costituzione.
Perché la Costituzione, come definirla? Quando si parla di una persona si dice ha una Costituzione gracile, ha una Costituzione robusta, significa una cosa ben precisa, cioè i caratteri, i tratti identitari di una persona che consentono di dire gracile, robusta, sveglia. E così è anche una Costituzione di un paese. Le Costituzioni rappresentano i tratti identitari di una nazione. Rappresentando i tratti identitari di una nazione, uniscono insieme tutte le forze di una nazione, siano esse politicamente egemoni oppure politicamente all'opposizione, che unificano le classi sociali, le varie categorie, perché sono i tratti identitari. Le Costituzioni nascono in genere a seguito di una rivoluzione, a seguito di un cambiamento di regime. La prima Costituzione, le prime due Costituzioni sono quella americana e quella francese, 1791-1776, cioè dopo che la Francia si era liberata dall'ancien regime, il regime nobiliare, gli Stati Uniti quando si sono date l'identità come nazione, liberandosi dalla soggezione coloniale. Da allora in poi le Costituzioni hanno rappresentato un momento importante della storia dei vari paesi. E per quanto riguarda l'Italia, la prima Costituzione è appunto quella del 1948, entrata in vigore nel 1948, il primo gennaio del 1948. A seguito di un'assemblea costituente, come voi sapete, fu eletta il 2 giugno 1946. Gli elettori italiani furono chiamati quel giorno, ebbero in mano due schede. Con la prima scheda dovevano decidere se continuare con la forma monarchica dello Stato o passare a una forma repubblicana. Con l'altra scheda hanno eletto i componenti, i deputati che avrebbero preso parte all'Assemblea Costituente, cioè un'Assemblea che avrebbe dovuto redigere una Costituzione. Alla spalle avevano, come diceva Calamandrei, che nel avevano la lotta antifascista. L'Italia si era liberata dalla dittatura fascista e dalla oppressione nazista, si era liberata attraverso l'azione dei partigiani, delle forze di liberazione, che appartenevano a vari schieramenti che poi si sono ritrovati in Assemblea Costituente, ma partendo da posizioni, ecco questo è stato un po' il miracolo che voglio sottolineare, partendo da posizioni che erano fra loro diversissime. C'erano le forze che si richiamavano a talune esperienze dell'est europeo, la sinistra, ma c'erano altre che si richiamavano invece le tradizioni dell'Occidente. C'erano anche i monarchici che erano stati sconfitti col voto del 2 giugno, con la scelta della Repubblica. C'era un gruppo monarchico che ha partecipato anch'esso all'elaborazione della nuova Carta Costituzionale, che identifica, come dicevo, i tratti caratteristici alla nostra nazione, alla nostra Repubblica. Poi parlerò della Corte, perché la Corte Costituzionale ha il compito di garantire, e vedremo rapidamente in che modo, garantire appunto questi tratti identitari, queste norme. Se viviamo in un paese dove, vado un po' anche, se volete, in maniera non ordinatissima, se viviamo in un paese dove c'è l'uguaglianza tra uomini e donne, dove a poco le donne sono riuscite a conquistare posizioni di eguaglianza rispetto agli uomini, è perché i tratti identitari della nostra Costituzione sono in questo senso. Altri paesi invece sono in una posizione diversa, hanno altri tratti identitari.
le donne devono essere sottomesse all'uomo. La famiglia italiana era una famiglia che viveva sull'autorità del capo famiglia. La Costituzione italiana ha fatto in modo che ci fosse la uguaglianza tra gli sposi e che quindi la famiglia fosse retta non su basi gerarchiche ma su basi paritarie. Così per quanto riguarda il pluralismo religioso, noi siamo un paese a maggioranza cattolica ma che garantisce pluralismo religioso a tutti. Tutte le fedi religiose hanno il diritto di esprimersi, di organizzarsi. Altrettanto non avviene in altri paesi dove esiste la religione di Stato. La religione di Stato. O addirittura in cui esiste l'ateismo di Stato. Mentre da noi c'è il rispetto per il fenomeno religioso e il pluralismo. Quindi sono questi tratti caratteristici che trovate in alcuni articoli della Costituzione. Il 7, l'8 ed altri ancora. L'Italia, dice l'articolo 11 della Costituzione, ripudia la guerra. Espressione importante, forte. Ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà delle altre nazioni e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Pensate, sotto il fascismo, invece, la guerra, che veniva definita da Mussolini l'igiene della storia, l'igiene dei popoli, c'è una contrapposizione, o come anche qualche altro paese da qualche altra parte che ritiene che la guerra sia il modo per realizzare scopi addirittura di santità. La libertà personale, dicevo, vado avanti, articolo 13 della Costituzione, la libertà personale è inviolabile, è ammesso ovviamente la detenzione, le ispezioni, perquisizioni personali e altre restrizioni di libertà personale, ma previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, cioè di un terzo potere, per evitare che sia il potere politico ad avere in mano questo strumento, quello della limitazione della libertà personale. E se si deve ricorrere alla detenzione, l'autorità di pubblica sicurezza, l'autorità di polizia deve comunicare all'autorità giudiziaria, cioè al terzo potere che non dipende dal potere politico, il provvedimento perché venga convalidata 24 ore più 24 ore. E pensate a quello che sta succedendo, speriamo però che la cosa si risolva, ad un bolognese adottivo, Georg Zacchi, che è stato trattenuto in Egitto, paese certamente non con una costituzione liberal democratica, anche se paese che dobbiamo per tanti aspetti rispettare, ma che non ha appunto queste garanzie, non si sa neanche, oggi pare che dovrebbe essere portato davanti a un tribunale, ma così non è stato per Giulio Regeni, ad esempio. E la pluralità dei partiti, non è che i partiti godano buona stampa oggi, per tanti motivi che sarebbe lungo ripercorrere, però il nostro è un paese che garantisce la libertà di organizzazione di partiti politici e non il partito unico. Il partito unico a cui si devono tutte le decisioni. Io potrei anche andare avanti, ma preferisco poi, cioè continuare a dire alcune cose, ma preferisco essere breve in modo da lasciare spazio poi alle vostre domande e poter concretizzare in maniera più specifica il mio discorso. L'articolo 32 della Costituzione, la tutela della salute, che consente all'Italia di avere uno,
pur nell'imperfezione, pur nelle disfunzioni che ci sono, uno dei sistemi sanitari migliori al mondo. E non come accade in qualche altro paese che se cadi in mezzo alla strada per un malore o hai la carta di credito oppure sono guai. Questo è dovuto alla realizzazione di un principio contenuto nell'articolo 32 della Costituzione, che prevede anche che nessun trattamento sanitario può essere imposto. Molto delicata questa norma, perché è alla base anche di una recente sentenza della Corte Costituzionale sul cosiddetto suicidio assistito, ma è complicatissimo il discorso, non posso che richiamarlo vagamente. Quindi dicevo, tratti identitari e l'identità di un popolo, che ad esempio vieta la pena di morte, richiamandoci tra l'altro una tradizione culturale, Beccaria, o anche istituzionale. Il Granducato di Toscana fu il primo a abolire la pena di morte nella seconda metà del Settecento. Altrettanto non accade in altre parti del mondo, compresa gli civilissimi Stati Uniti d'America. Sono tratti identitari importanti, ma non sono soltanto principi e valori, sono precise norme. Ecco, diventa poi norma giuridica, puntuale, precisa, che spetta poi alla Corte Costituzionale far rispettare. Questa è la funzione della Corte Costituzionale. Nella tradizione dell'Occidente i giudici come terzo potere risalgono alle rivoluzioni di fine Settecento. Le corti costituzionali invece sono istituti più recenti. A parte alcuni esperimenti che furono fatti subito dopo la Prima Guerra Mondiale, è stata dopo la Seconda Guerra Mondiale, in Italia nel 1948, in Spagna nel 1949 e successivamente in tanti altri paesi. Noi siamo stati i primi, nel 1948, anche se l'idea prima non è del tutto italiana. Ma oggi non c'è repubblica che voglia definirsi moderna che non abbia una Corte Costituzionale. Certo, non tutte poste sulla stessa posizione di garanzia, non tutte con la stessa efficacia, ma è diventato anche un modo perché uno Stato possa considerarsi moderno. Compito del giudice costituzionale, come compito di un giudice ordinario, è quello di far rispettare la legge ai cittadini, ma anche alle autorità pubbliche. Compito della Corte Costituzionale è far rispettare la Costituzione al legislatore. Al legislatore. O meglio, lo dico al plurale, ai legislatori. Perché la Corte si occupa sia della legittimità costituzionale delle leggi approvate dal Parlamento, ma anche attraverso determinate procedure di leggi approvate dai consigli regionali, che la nostra Costituzione ha voluto dotare di potere legislativo. Questo ha consentito di dare attuazione concreta a quei principi che non sono rimasti soltanto dei nobili principi scritti sulla carta, ma che hanno trovato attuazione. Lenta attuazione, anche perché poi la Corte Costituzionale non può agire di propria iniziativa, ma agisce sulla base di impulsi che vengono in vario modo dagli stessi giudici. Quando in un giudizio si dubita o di iniziativa del giudice o di iniziativa delle parti che una norma sia non conforme alla Costituzione, si sospende e si rinviano gli atti alla Corte Costituzionale perché decida. Oppure può essere il governo nei confronti delle leggi regionali. Ci sono varie iniziative, non possiamo agire di nostra iniziativa. Questo è molto importante ed è anche una garanzia per evitare che la Corte poi abbia un potere eccessivo, perché anche la Corte deve essere un potere limitato da altri poteri. E tutto questo è avvenuto gradualmente.
Ma direi anche che non siamo in possesso della verità, di questo ne siamo pienamente coscienti. Io cito sempre due sentenze della Corte Costituzionale. Cito sempre due sentenze e mi sono segnato anche anno e numeri, ma evidentemente non ho preso l'appunto giusto, succede. Comunque 1961-1968. La Corte Costituzionale, come avete visto, ha iniziato la propria attività nel 1956, 8 anni dopo la sua inserimento nella Costituzione italiana. Nel 1961 fu posto alla Corte questo tema. La legislazione in vigore allora, la legislazione prevista dal codice penale, il codice Rocco, il codice dell'epoca fascista, puniva in modo diverso l'adulterio dell'uomo e l'adulterio della donna. L'adulterio dell'uomo non era punito se non a meno che non si fosse tradotto in una convivenza, un tradimento che portava a una convivenza. Invece la donna era punita comunque, l'adulterio femminile. Fu posto il problema alla Corte Costituzionale nel 1961 e disse che quella norma era legittima. Attraverso tutto un ragionamento non arbitrario, facendo richiamo ad altre norme della Costituzione che parlavano di garanzia dell'unità familiare. Lo stesso tema venne proposto nel 1968, 8 anni dopo. La Corte Costituzionale cambiò giurisprudenza, come si dice, cioè cambiò sentenza, e disse che era illegittimo il diverso trattamento del tradimento maschile e del tradimento femminile, usiamo un'espressione più facilmente comunicabile. Ecco, questo perché l'ho voluto dire? L'ho voluto dire anche perché noi dobbiamo compiere dei gesti anche di umiltà, cioè non siamo in possesso della verità. Ma non è che ci fosse un errore giuridico, ecco, non c'era stato un errore giuridico. Gli alimenti che venivano, l'alimento sociale, la cultura che si esprimeva nel paese, era una cultura che portava all'inizio degli anni, a fine anni 50, a quella decisione, e la cultura che man mano era venuta fuori, c'è stato nel mezzo il 68, il 1968, era una cultura diversa. Ecco perché quando si parla di Carta Costituzionale non bisogna pensare che ci sia soltanto un gruppo di lettere scolpite, ma queste traggono alimento anche dalla cultura. Esiste una Costituzione vivente che è data dalla cultura di un paese e di cui la Corte Costituzionale a fatica, a volte in maniera più semplice, in altre di cui si fa carico. Se voi guardate i giornali di oggi vedrete delle polemiche su una sentenza che abbiamo approvato qualche giorno fa a proposito del cosiddetto spazzacorrotti, che era una legge sulla cui bontà o meno non entro, ma non era questo il problema, che aveva per noi un difetto di legittimità costituzionale, perché era retroattiva, cioè agiva in violazione dell'articolo 25 della Costituzione, che io adesso vi leggo, e poi chiudo con questo. Articolo 25 che dice che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Mentre invece quella legge veniva interpretata, forse al di là delle intenzioni del legislatore, come è stato detto, nel senso che dovesse colpire anche retroattivamente e non i fatti posti in essere dopo quella legge. Legittime tutte le critiche, vedo però che complessivamente è stata accolta bene tranne appunto i 1 o 2 quotidiani.
Ecco, ma questo dà il senso del nostro lavoro. Un lavoro non semplice. Vi avevo detto che la giornata di oggi è dedicata agli ostacoli, in questo senso. Siccome il nostro ufficio stampa ha voluto che ciascuno di noi prendesse a punto di riferimento una norma della Costituzione, c'è chi ha parlato di diritti, c'è chi di uguaglianza, c'è chi di libertà personale, libertà di riunione, io ho voluto invece far riferimento agli ostacoli. Cosa sarebbero gli ostacoli? C'è l'articolo 3 della Costituzione che dice che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di opinioni politiche e personali, che è una norma importante che è stata attuata. Vi parlavo prima dell'uguaglianza tra uomo e donna, vi parlavo anche delle diverse opinioni di personali e politiche, con la pluralità delle fedi religiose, la garanzia della pluralità delle fedi religiose, della pluralità politiche, la distinzione quindi è vietata. E così anche l'articolo 2, la Repubblica tutela i diritti inviolabili dell'individuo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali della personalità. C'è una seconda, noi lo chiamiamo noi giuristi secondo comma, che significa la seconda parte della Costituzione, detto in linguaggio normale, e il linguaggio giuridico a volte è terribile anche per noi giuristi, e è una neolingua a volte. È compito della Repubblica, dice la seconda parte dell'articolo 3, rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Cioè la Costituzione dice: io faccio uno sforzo, io, la Costituente ha detto, ho prodotto delle norme giuridiche, ci sono degli organi cui spetta dare attuazione alla Costituzione, che non è solo la Corte Costituzionale, attenzione. Questa è una preoccupazione che io ho avuto anche nel contribuire all'organizzazione di questi viaggi. Non siamo solo noi custodi della Costituzione. Della Costituzione devono essere custodi tutti gli organi dello Stato e tutti i cittadini. La Costituzione appartiene anche al Parlamento, capo dello Stato, l'abbiamo visto, ma anche tutti i cittadini, come avete iniziato a costruire voi con il percorso di legalità. Comunque c'è un atto di umiltà della Costituzione che dice: io ho scritto queste norme, io ho predisposto gli organi che debbono far rispettare e attuare la Costituzione, però ci sono gli ostacoli di carattere economico e sociale, di fronte ai quali però non mi arrendo, e questo è il punto, non mi arrendo, e dico che la Repubblica deve impegnarsi per superare questi ostacoli, e al di là di ciò che spetta ai giudici, ai legislatori, è il compito della politica, cioè per trasformare effettivamente, raggiungere quegli obiettivi, è necessario che ci siano indirizzi politici volti a quello scopo. Indirizzi politici che ovviamente sono diversi tra loro, ma che almeno dovrebbero tendere non alla soddisfazione degli interessi personali di questo o quel leader, di questa o quella formazione politica, devono tendere a realizzare quegli obiettivi della Costituzione che non si possono realizzare soltanto attraverso il ricorso alle leggi, attraverso il ricorso ai giudici. E questo è il messaggio che viene fuori, secondo me, dalla valorizzazione di questa parte, assieme a tante altre importanti, della Costituzione. Io mi fermo qui, non perché non abbia più cose da dire, perché ce ne sarebbero tante altre, ma perché so che voi siete in grado di intervenire con delle domande, quindi possiamo meglio poi focalizzare i nostri discorsi. Grazie.
Bene, grazie giudice. La sua discussione ha fornito sicuramente a tutti gli invitati qui in aula spunti di riflessione, e poiché so già che molti studenti hanno preparato delle richieste, delle domande da fargli, io chiedo ai ragazzi di alzare la mano e di fare le domande al giudice. Allora, io vedo lì delle mani alzate, una mano alzata. Su. Ragazzi, non abbiate timore. Il giudice è qui. Ecco. Bene. Ti presenti? Buongiorno, grazie. Signor giudice, io sono Simone Pasqui, rappresento la Quinta BM. Questa domanda viene da parte di tutta la classe Quinta BM. Allora, leggendo il libro riguardante la Corte Costituzionale, ci è incuriosito l'argomento delle sentenze interpretative. Com'è possibile che un'interpretazione di una legge promossa da un giudice comune venga considerata errata? Ci potrebbe fare esempi di particolari casi in cui l'interpretazione di una determinata legge si è rivelata incostituzionale? Grazie. Facciamo, rispondiamo subito oppure le mettiamo insieme? Mettiamo insieme, va bene. Allora, il giudice chiede di mettere insieme più domande e poi risponderà, se volete, a voi tutti. Come volete, bene, voi. E abbiamo il ragazzo qui in prima. Buongiorno, sono Luca Passarelli e io e i miei compagni vorremmo un approfondimento sull'articolo 53 della Costituzione, che recita: tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, e il sistema tributario è informato a criteri di progressività. La prima domanda che ci siamo posti è che cosa si intenda con progressività, e la seconda domanda che ci siamo posti è che cosa si intenda invece con spese pubbliche. Quindi vorremmo sapere a quali tipi di spese si riferiva la Costituzione. Okay. Grazie. Prendiamo. Buongiorno, il mio nome è Edoardo Carrà, frequento la Quinta di Informatica, e la mia domanda potrebbe risultare banale o molto complessa, dipende da come poi la si va a interpretare. Allora, siamo in una scuola di carattere tecnico. La maggior parte delle persone qui, una volta usciti dalla scuola, produrranno tecnologia. La mia domanda è: nella sua esperienza di giudice, quale consiglio vuole dare a noi, tecnici del futuro, affinché la nostra tecnologia non risulti un ostacolo, come appunto lei ha detto, ai diritti fondamentali citati dalla Costituzione? Buongiorno, mi chiamo Federico Raia, sono della Quinta A Informatica, e io e la mia classe avevamo una domanda in merito alla Corte Costituzionale e il rapporto che ha essa con altre istituzioni. E la nostra domanda è: se si sono verificate circostanze in cui la Corte Costituzionale e la Corte di Giustizia Europea abbiano riscontrato difficoltà nel conciliare i due contesti legislativi? Europea. Buongiorno, sono Federico Pierantoni della Quinta C. La mia domanda era: osservando la gerarchia delle fonti, possiamo notare come le corti, la Costituzione italiana venga posta al di sopra rispetto alle leggi europee. Lei che ne pensa? In alcuni casi potrebbe essere un ostacolo, perché comunque facendo parte dell'Unione Europea e quindi di una comunità, magari alcune volte la Costituzione italiana non va, cioè va contro appunto gli europei. Buongiorno, sono Enea Notari, della classe articolata Quinta A Chimica. Dov'è? Elettronica. Quinta,
La domanda è questa. In diverse occasioni la Corte Costituzionale ha emesso delle sentenze che chiamano in causa, per varie motivazioni, il principio di prevenzione. In particolare per la sentenza Ilva e per la pronuncia 116 del 2006 sugli OGM. Le chiediamo come debba essere inteso il principio di precauzione. Questo perché sappiamo che la tecnologia compie tutti i giorni passi da gigante verso una connettività sempre più diffusa e il 5G è il prossimo passo. Molti comuni stanno installando le antenne, molti altri però hanno aderito ad una moratoria in attesa di dati scientifici più certi sulla non pericolosità di questa tecnologia che, lo ricordiamo, prevede un costo a livello ambientale, in particolare di alberi abbattuti perché interferiscono con il segnale. In questo caso potrebbe valere quindi l'appello che da più parti viene avanzato al rispetto del principio di precauzione? Grazie. Salve, sono Alessandro Riglia, sempre della PD. Allora, io avevo un dubbio sull'articolo 11. Il fatto che dice che l'Italia ripudia la guerra come mezzo come mezzo d'offesa alla libertà, appunto, e anche come mezzo per risolvere i contrasti tra varie nazioni. E l'articolo 11 afferma anche che l'Italia promuove ordinamenti che possano, appunto, fare giustizia. Gestire la giustizia e la pace nelle varie nazioni, appunto. Ora, la mia domanda è, riguarda le armi. La vendita, la produzione e la vendita in campo internazionale, intendo, di armi, e non è a suo modo anticostituzionale in questo campo, appunto. Basta. Aspetta. Buongiorno, io rappresento la quinta CM e avendo affrontato in classe alcuni articoli della Costituzione abbiamo chiesto al professore di approfondire l'articolo 52 e ne è venuta fuori la seguente domanda. E l'articolo 52 recita che la difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Qual è dunque il limite previsto dalla Costituzione fino a cui può arrivare tale difesa, visto che l'articolo 11 invece dice che l'Italia ripudia la guerra? Grazie. Buongiorno, io sono Enrico Nocito della classe quinta M e volevo chiedere. Altri esponenti delle istituzioni, pochi anni addietro, hanno parlato in questi termini. I passi avanti dell'Europa sono, per definizione, cessioni di parti di sovranità a livello comunitario. Al di là delle diverse interpretazioni che si possono dare a queste parole, a noi interessa andare all'origine dei termini e comprendere la loro corretta interpretazione. Come ritiene si debba intendere correttamente il principio di sovranità del popolo enunciato nell'articolo 1 della Costituzione alla luce della nostra presenza come Stato italiano all'interno dell'Unione Europea? Grazie. Sono Leonardo. Ragazzi, vi chiediamo una cortesia. Poiché è difficile cogliere la vostra voce, allora vi chiediamo gentilmente di prendere il microfono e avvicinarvi, perché è complicato, sì, non si sente bene la voce. Grazie. Sono Leonardo Tommasini della Quinta B Informatica. E la nostra domanda è se nell'articolo 7 e nell'articolo 8 della Costituzione sancisce che l'Italia è uno Stato laico, perché all'interno della scuola pubblica è ancora presente il crocifisso. Vado. Non va. Sono io. Sono Sofia Bonanni della quarta CM, la nostra domanda può sembrare banale, ma se lei si rendesse conto che i suoi giudizi sono sbagliati, come correrebbe ai ripari?
ha sentito? Se si rendesse conto che i suoi giudizi sono sbagliati, come correrebbe ai ripari? I miei? I suoi, sì. Cioè, se i suoi giudizi, cioè si rendesse conto che i suoi giudizi sono sbagliati, ah, capito. Come correrebbe ai ripari? Buongiorno, io sono Roberto Luis Fiandri dalla quarta B e volevo farle una domanda un po' diversa. Come ti chiami? Non ho capito. Allora, la Svizzera recentemente ha promulgato delle leggi che penalmente pongono l'omofobia sullo stesso piano del razzismo e volevo chiedere se anche qui in Italia si sta lavorando in questo senso, insomma, per tutelare i diritti degli omosessuali. Buongiorno, sono Alessandro Neri della quarta B e anche io volevo fare una domanda un po' più di attualità e riguardo all'attuale appunto dibattito politico sull'abolizione della prescrizione, se ci può fare una visione sua personale però imparziale dell'argomento. Grazie. Buongiorno, mi chiamo Adam Latif, frequento la quinta CFM. Ieri abbiamo concluso la domanda che si basa sul diritto alla salute. Volevamo sapere come mai vi sono situazioni di indigenza, esempio senza fissa dimora, per le quali non è prevista l'esenzione dal pagamento delle presentazioni sanitarie, cioè il ticket. Bene, allora se non ci sono altre domande, il giudice comincia a rispondere. Per favore, manteniamo il silenzio che abbiamo avuto fino ad ora. Grazie. Dunque, io mi complimento per le domande che sono delle domande importanti, qualcuna anche difficile che richiede risposte complesse. Comunque bravi, complimenti. Cerchiamo di raccogliere tutto compatibilmente con la fine che poi deve essere, abbiamo detto, alle 12.30. Speriamo di riuscire. Beh, intanto alcune cose, cioè tenete presente che su alcune questioni io ho delle idee personali, opinioni politiche, però i giudici costituzionali non possono, da quando sono giudici costituzionali, quando vengono eletti, quando giurano fedeltà alla Costituzione, come avete visto, e fino a quando sono in carica, non possono esprimere opinioni politiche personali. Su alcune cose quindi non posso neanche pronunciarmi, perché non ci sono degli orientamenti della Corte Costituzionale. Posso tentare di dare una lettura a norme costituzionali, però sapendo che proprio la Costituzione stessa prevede che ci sia la pluralità dei partiti, la pluralità delle opinioni politiche, che ci siano diverse opinioni politiche su tanti argomenti, fermo restando gli obiettivi fissati dalla Costituzione, e che questo sia lasciato alla lotta politica. Quando parlavamo di ostacoli, dicevamo la politica che deve entrare in campo, ma è previsto anche che i giudici della Corte Costituzionale non devono esprimere posizioni politiche. Devono averle, ovviamente. E non tutti i giudici, ve lo posso assicurare, la pensiamo nello stesso modo, anche sulle posizioni politiche. E anche le decisioni che vengono assunte non sono tutte decisioni unanime. Sarebbe preoccupante se ci fosse un collegio che all'unanimità decide. Sono decisioni che vengono assunte spesso all'unanimità,
ma talvolta anche sulla base anche di posizioni non politiche nel senso di politico-partitico, ma di lettura delle norme costituzionali diverse da giudice a giudice, senza posizioni precostituite. C'era una domanda che diceva ma come si fa i giudici della Corte Costituzionale come rimediano ai propri, propri errori. Dunque c'era, chi era? Aspetta, una ragazza, sì, esatto. Ma credevo di aver dato una risposta quando vi ho parlato della diversa posizione assunta nel 1961 e nel 1968 sull'eguaglianza del trattamento penale tra uomo e donna in caso di adulterio. La Corte all'inizio aveva dato una certa lettura, in particolare l'articolo 29 della Costituzione, quindi non è che era una lettura arbitraria, è una lettura non in linea con quanto sarebbe maturato successivamente, perché si dice che il matrimonio, articolo 29, è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. Quella vecchia sentenza riteneva che a garanzia dell'unità familiare bisognasse punire, oggi fa un po' sorridere, solo la donna e non l'uomo. E vabbè. Però qualche anno dopo la Corte ha rimediato a questo errore, ma ha potuto farlo, come vi dicevo prima, proprio perché la società nel frattempo era andato cambiando. Perché leggere la Costituzione, lo ripeto sempre, spetta anche alla società civile, anche ai cittadini, che non sono delle norme inanimate, non sono soltanto pezzi di carta. Lo studente di informatica mi diceva, dice, quali consigli potrebbe darci, no? Guarda che si sta invertendo il tutto, perché io che sono non un nativo digitale, in genere chiedo consiglio agli informatici, perché tenete presente, quando io ho cominciato a lavorare esisteva soltanto la lettera 22, non so se ricordate la lettera 22, che era una bella macchina da scrivere, un bellissimo design di Olivetti, e si scriveva a macchina lì. Poi nel frattempo è cambiato tutto, computer, e persino adesso la possibilità di poter dettare con Siri, no? E quindi ogni tanto ho bisogno di chiedere io consigli agli informatici. Tra l'altro, a proposito di precauzione, ho scoperto che utilizzare la voce per dettare può essere pericolosissimo, perché ci sono dei software che riescono a utilizzare quella voce che tu hai utilizzato, a intelligenza artificiale riesce poi a trarne dei benefici sul piano commerciale o anche per controllarti. Pare che ci sia, ad esempio, nella Russia ci sia un'agenzia specializzata che riesce a capire dalle voci se uno di destra o di sinistra, se vota per candidato democratico o candidato repubblicano. Non so come sia possibile, ma pare che sia possibile. Ma di questo non ce ne siamo occupati alla Corte. Così come non ci siamo occupati, vengo subito a un'altra domanda, del principio di precauzione, che è un principio importantissimo, ma che ancora non abbiamo avuto la possibilità anche di trattare. Se ne è occupata invece la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. C'è qualcuno che mi chiedeva quali sono i rapporti tra la Corte Costituzionale e la Corte di Giustizia. Come voi sapete, a Lussemburgo c'è una Corte di Giustizia dei Paesi dell'Unione Europea per far
applicare la Costituzione, tra virgolette, perché non è una Costituzione, i trattati europei, nelle materie di competenza dell'Unione Europea. La Corte di Giustizia ha avuto modo di affermare il principio di precauzione, cioè che determinati interventi devono, anche se non considerati immediatamente nocivi, se possono portare nocumento e mettere in pericolo determinati beni della vita, beni essenziali della vita, devono essere rallentati e superati. Per esempio per gli OGM, per l'OGM, l'uso degli OGM in agricoltura. Non è dimostrato che siano pericolosi per la salute, ma secondo la Corte di Giustizia, prima di ammetterli, gli Stati, perché questa è competenza dell'Unione Europea, perché l'agricoltura, devono andarci con cautela. Immagino che il ragazzo che mi ha fatto questa domanda era preoccupato per, come si chiama, il 5G, no? Esatto, sì, è un problema, non so entrare nei dettagli tecnici, è un problema, ma di questo non ce ne siamo occupati. C'è un'altra domanda, quando ce ne occuperemo dovremmo affrontare tanti delicati problemi. C'è un'altra domanda, questa era Federico che aveva parlato di Corte europea e Corte italiana, ecco un esempio concreto di rapporti tra Corte italiana e Corte europea, proprio per quanto riguarda il principio di precauzione. Quando dovessimo intervenire, quando saremmo chiamati a intervenire come Corte italiana, dovremmo tener conto di quanto deciso dalla Corte di giustizia, perché la legislazione italiana deve conformarsi alle norme dell'Unione Europea se si tratta di competenze dell'Unione Europea. Quindi questo è uno dei punti. Il Pierantoni, no, diceva, ma come si concilia la sovranità del popolo, articolo 1 della Costituzione, chi era che Pierantoni, questa, ecco, come si concilia con l'adesione dell'Italia all'Unione Europea? In base alla Costituzione, mi fermo al minimo, l'Italia ripudia la guerra, richiede, però, dice l'articolo 11, consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie di un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni, favorendo e promuovendo le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Quindi l'Unione Europea, la limitazione di sovranità che deriva all'Italia dall'adesione all'Unione Europea, trova la sua giustificazione in questa norma, nell'articolo 11. Però attenzione, io devo fermarmi qui, perché so benissimo, e forse Pierantoni esprime anche questi dubbi di carattere politico, che c'è un dibattito presente nel panorama politico italiano, perché alcuni ritengono che l'Italia sì deve restare in Europa, però rivendicando maggiore autonomia, le cosiddette posizioni sovraniste. Però qui entriamo nel dibattito politico e io non posso esprimermi, non posso sul punto esprimermi. Presente nel dibattito politico, nella polemica politica. Un'altra cosa, l'Italia ripudia la guerra, un'altra domanda che mi veniva fatta, Alessandra, mi pare, Alessandro, dice, ma come si concilia tutto questo con la vendita di armi? Beh, intanto non ce ne siamo mai occupati e non saprei che risposta potremmo dare. Tenuto conto che se le armi non le produciamo noi, le produce qualche altro concorrente, ma non credo che sia facile trovare una risposta nella Costituzione. Una sola cosa so, che senza aspettare la Corte Costituzionale, ecco la politica
da buona politica. Alla fine degli anni, metà anni 90, è stata approvata una legge che ha vietato la fabbricazione in Italia delle mine antiuomo. Quella è stata una conquista politica importante. E se fosse arrivata alla Corte Costituzionale, questa norma, che ha suscitato malumore in taluni ambienti che producono questo tipo di armi, io penso che la Corte italiana avrebbe detto che era una norma costituzionalmente legittima, non solo costituzionalmente legittima, ma addirittura in linea con i principi di tutela della dignità della persona previsti dalla Costituzione. Per quanto riguarda le altre armi, posso avere delle opinioni politiche, ma non posso esprimere nessuna posizione che non sia, che non si sovrapponga a quello che è il dibattito politico. La vendita delle armi. La difesa della patria, articolo 52. Chi era che parlava dell'articolo 52? Eccolo là, sì, sì. E l'articolo 52 dice: la difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Bella come espressione, sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. La legge, come voi sapete, ha previsto un sistema non più obbligatorio in tempo di pace. Il servizio militare obbligatorio non c'è più. Come si concilia con i diritti dell'individuo? Si concilia, e questo è un riconoscimento che è stato operato dalla Corte Costituzionale, affermando la legittimità dell'obiezione di coscienza. Cioè chi ritiene di non dover mai ricorrere all'uso delle armi, neanche per difendere in questo modo la patria, ha a certe condizioni, purché sia sincero e attestato questa fede, è riconosciuta l'obiezione di coscienza. Non sempre è stato così, voi siete troppo giovani per ricordarvi che c'è stato un periodo in cui gli obiettori di coscienza andavano in carcere, ed era un carcere duro, che tra l'altro veniva a discriminare anche tra le varie confessioni religiose, perché c'era una confessione in particolare che predicava l'obiezione di coscienza. Questo è un diritto riconosciuto. Rispetto al dovere, che è un dovere sacro di difesa della patria, c'è la possibilità dell'obiezione di coscienza. Non è obiezione di coscienza non pagare le tasse. Mi riferisco a Luca Pasiello, che scusate non sentivano bene. Luca Passarelli. Ecco. L'articolo 53 della Costituzione, che dice: tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Qui non dice la Costituzione che è sacro dovere del cittadino pagare le tasse, no? Però non è sacro, ma c'è un dovere costituzionale. Quindi l'obiezione di coscienza, dice io non pago, non è consentita. Ma guardate che non sto parlando poi di una cosa dell'altro mondo, non è una battuta soltanto, perché c'è chi, potrei anche fare qualche nome ma non lo faccio, ritenendo che le tasse sono troppo alte, dice bisogna obiettare e rifiutarsi di pagare tasse così alte, no? Una sorta di obiezione di coscienza. No, non è consentita. Il problema è: il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Mi chiedevi che significa criteri di progressività. Questa è una scelta politica fatta dalla Costituzione, però, perché ci sono delle scelte politiche che la Costituzione non ha fatte, rispetto ai quali io sono tenuto a non entrare. Qui è una scelta politica che è stata assunta dalla Costituzione. Che significa? Significa cioè che si paga in relazione al reddito. Cioè, se io guadagno 1.000 euro, pago il 10%.
se ne guadagno 50.000 non pago il 10%, ma pago molto di più. Pago il, adesso non mi ricordo esattamente quali sono le, chi supera per esempio i 150.000 paga il 43%. Criterio di progressività significa questo: non tutti sono ugualmente incisi dalle imposte. Chi ha di più deve pagare di più e non in proporzione. Il criterio di progressività è un criterio che contraddice il criterio proporzionale. Se volete, qui posso fare una piccola incursione nel dibattito politico, una piccola incursione, beh, dicendo che la proposta, la faccio, mi lancio, della flat tax non è in linea con l'articolo 53, tant'è che lo sanno gli stessi promotori che vogliono recuperare, flat tax significa cioè una aliquota uguale per tutti, che vogliono recuperare attraverso le esenzioni, attraverso diverse modulazioni delle esenzioni, delle detrazioni, Questo è il senso dell'articolo 53. Tenuto conto che ci sono più di 100 miliardi di evasione fiscale, non è che questo sia un dovere particolarmente sentito, ma c'è un aspetto che non viene mai in rilievo, ma sarebbe troppo lungo qui ricordarlo. Vengono sottratte al fisco italiano circa 100 miliardi, ma c'è anche l'attività di esazione di tutto ciò che è dovuto alla pubblica amministrazione, non solo le tasse, ma anche le multe, le contravvenzioni, eccetera, che raggiunge la somma, pare, è talmente alta che stento a credere, ma pare che sia di circa 1.000 miliardi, che non si riescono a... quindi tu vieni multato, non si riescono a recuperare, pare, ecco, ma... E qui sono problemi, che sono problemi che riguardano l'efficienza anche della pubblica amministrazione. Perché la Costituzione non si occupa soltanto di diritti, ma si occupa anche della pubblica amministrazione, perché dice l'articolo 97 della Costituzione che bisogna assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione e l'imparzialità della pubblica amministrazione. Che vedete, questo è anche un po' il mio pallino, che cioè quando si parla di Costituzione tutti diritti, sì, bene, ma c'è anche l'efficienza della pubblica amministrazione, perché chi deve garantire poi i diritti se non la pubblica amministrazione? Per esempio i diritti sociali che sono diritti a prestazione da parte dei cittadini meno abbienti, o anche se c'è un servizio universale come il servizio sanitario che riguarda tutti, è necessario che ci sia anche l'efficienza della pubblica amministrazione, se non rimangono soltanto sulla carta quei diritti. Quindi questo aspetto, che ripeto, talvolta non viene da tutti i costituzionalisti considerato con pari forza, perché un diritto rimane sulla carta se non viene poi, usando un'espressione di origine inglese, implementato, cioè fatto valere. La prima domanda, ecco, la professoressa Savarese mi ricorda una domanda che è stata fatta: pluralismo religioso e crocifisso, come mai, nonostante l'Italia assicuri la libertà religiosa, articolo 19, e il pluralismo religioso, venga mantenuto il crocifisso nelle aule scolastiche, anche se ho l'impressione che non in tutte le aule scolastiche. È una questione che è stata molto trattata. Ci sono stati molti tribunali che ne hanno... Mi pare che adesso sia un po' meno sentito come problema. La Corte Costituzionale ha avuto modo di sottolineare
sia pure in maniera non in maniera frontale, che non è incompatibile col pluralismo religioso, perché è un simbolo nel quale si riconoscono coloro i quali intendono riconoscersi, ma che non offende le altre religioni. È una soluzione che non tutti, per esempio, trova d'accordo. Se ne è occupata anche la Corte Costituzionale tedesca, perché non è un problema soltanto italiano. La Corte Costituzionale tedesca è arrivata a una conclusione che mi lascia un tantino perplesso, nel senso cioè che ha voluto conciliare il pluralismo religioso con le decisioni dei singoli istituti, e cioè classe per classe bisognerebbe decidere con un voto a maggioranza, decidere se mantenere o meno quel simbolo religioso. Non mi convince molto, ma comunque questo sottolinea che il problema esiste, quindi non è una domanda campata in aria, ecco, è un problema che esiste. Per quanto riguarda la Corte italiana, non si ritiene che sia contrario al pluralismo religioso e alla libertà religiosa. Ho lasciato per ultimo tre domande. Omofobia e razzismo. Si chiamava la Svizzera che ha equiparato l'omofobia al razzismo. È un'opinione, non abbiamo avuto modo di occuparcene come Corte Costituzionale, almeno mi pare, lo chiedo al mio assistente che sa più di me, conosce più di me dottor Antonio Chiusolo, che è bolognese peraltro. Non ce ne siamo mai occupati, no. Però è nello spirito della Costituzione. L'articolo 3 dice che non sono ammissibili distinzioni di sesso, razza, religione. È chiaro che quando la Costituzione parlava di sesso, intendeva riferirsi alla distinzione tra uomo e donna. Quella era la società. Ma come vi dicevo prima, la Costituzione vive anche sulle gambe della società. Quindi oggi siamo in grado di dire che l'espressione sesso riguarda anche l'orientamento sessuale, non soltanto i caratteri predefiniti. E che quindi quando si parla di diritti inviolabili della persona, è anche il diritto all'orientamento sessuale che si ritiene di proprio vocazione. Questo credo che sia un punto che va al di là della lettera della Costituzione. Questo, anzi, è una bella domanda perché mi consente di dire che la Costituzione non è solo la lettera, ma la Costituzione deve vivere, e credo che nessuno oggi direbbe che poi in concreto si debba arrivare sul piano penale a equiparare. C'è già la legge Mancino cosiddetto, che ha previsto anche l'omofobia tra alcuni reati, poi diventa poi anche, scendendo più nel particolare, un tema di dibattito politico e parlamentare, gli spazi appunto che dicevo che devono essere lasciati alla politica e quindi al Parlamento e quindi al legislatore. Obbligo di prescrizione. Qual è il fondamento costituzionale? La Costituzione non si occupa espressamente del tema, quindi non si può tirare per la giacca la Costituzione facendogli assumere una posizione invece che un'altra. Però, se vogliamo avere un punto d'orientamento, può essere data dall'articolo 25. 27, scusate. L'articolo 27 che dice
nel secondo comma, sapete già allora cosa significa comma, c'è la seconda parte, dopo il primo periodo, dopo il punto c'è un'altra parte. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Quindi non può essere, proprio perché bisogna aspettare la condanna definitiva che avviene con la sentenza della Cassazione, non si può portare all'infinito un'incertezza sulla propria responsabilità penale. Chi viene imputato ha tutto il diritto di vedere in tempi ragionevoli una sentenza o di condanna o di assoluzione. Anche perché esiste una norma, e questo è molto importante perché mi consente anche di farvi vedere meglio la Costituzione, l'articolo 111 della Costituzione, che non fu scritto dai padri costituenti. L'articolo 111 è stato scritto di recente, esattamente nel 1999, attraverso un emendamento che dice che la legge, lo leggo tutto, la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Giusto processo. Che significa giusto processo? Che ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, quindi ci vuole un contraddittorio. Devo essere in un'aula di tribunale ed avere da una parte chi mi accusa, cioè per lo più il pubblico ministero, o la parte civile, secondo dei casi, e dall'altra parte i miei difensori. Ma un contraddittorio. A condizione di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. Ecco, la legge, ecco il punto, ne assicura la ragionevole durata. Ecco, se si vuole trovare il fondamento della prescrizione, oltre che nel diritto dell'individuo, quindi un diritto personale dell'individuo a vedere affermata la propria innocenza o la propria colpevolezza, ma di doverlo fare entro un ragionevole termine. Questo mi sottolinea un punto, cioè la Costituzione può essere cambiata in alcune parti, non totalmente sovvertita, ma modificata. Esiste l'articolo 138 della Costituzione che dice che a certe condizioni, che non sto qui a ricordarvi, una doppia deliberazione della Camera e del Senato a distanze non minori di 3 mesi l'uno dall'altro, fermo restando che se non si raggiunge la maggioranza dei 2/3 ma solo la maggioranza del 50% più uno può essere chiesto un referendum, può essere modificata la Costituzione. Attenzione, io non sono per il conservatorismo costituzionale. I principi della nostra Costituzione sono principi di straordinaria bellezza, limpida. Non entro nella retorica dicendo la Costituzione più bella del mondo, come fanno alcuni miei colleghi, però è una Costituzione che ha principi, quelli che vi dicevo all'inizio, quelli che danno identità. Ma c'è una parte che può essere modificata. Per esempio tutta la parte relativa alla forma di governo, all'organizzazione dello Stato. Adesso, ad esempio, andremo a un referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari, su cui si possono avere opinioni più o meno accettabili, anche se è stato fortemente condiviso questa riduzione. Magari qualcuno l'ha fatto non con gli occhi pieni di gioia, ma può essere modificata la Costituzione. Quindi non ci si può arrestare, per esempio una parte organizzativa. L'articolo 111, ad esempio, è in questo senso, perché è stato il frutto di un dibattito ampio però. Quindi può essere modificata, ma con un dibattito e una conclusione ampia che coinvolga la maggioranza dei 2/3 o la maggioranza assoluta o il referendum se non si raggiunge la maggioranza dei 2/3.
C'è una domanda che non ho capito bene, ma sui cittadini, stiamo arrivando alla fine, senza fissa dimora. Non l'ho capito esattamente, è una realtà dolorosa, sono quegli ostacoli che impediscono la piena realizzazione della persona. Forse bisognerebbe fare molto di più di quanto non è stato fatto. C'è un qualche diritto che forse va riconosciuto, che è quello dell'identità personale e anche quello della residenza. Se c'è una questione che verrà alla Corte Costituzionale, che è quello della residenza, di chi è senza fissa dimora, cioè avere un punto di riferimento, ma di più non saprei dire. Ho lasciato per ultimo la sentenza che è stata la domanda che è stata la prima. Cosa si intende per sentenza interpretativa? Che è una domanda che, se rivolta ad un gruppo di giuristi, creerebbe il panico, perché non tutti sanno cosa sono le sentenze interpretative, perché si può intendere in vario modo sentenze interpretative. C'è gente che ha fatto la propria fortuna accademica scrivendo sulle sentenze interpretative. Però, ecco, scendendo dai principi della tecnica giuridica, in concreto, è quello che avevo detto all'inizio quando abbiamo parlato dello spazzacorrotte. La sentenza dell'altro giorno, di cui trovate traccia anche nei giornali di oggi, qualcuno in maniera adesiva, qualcuno invece in maniera fortemente critica, è una sentenza di tipo interpretativo. Non sto a dire che tipo di interpretazione, perché anche tra di noi abbiamo discusso se interpretative. Nel senso che abbiamo detto, non che è incostituzionale lo spazzacorrotti, la legge non è incostituzionale, ma l'interpretazione che ne viene fatta, cioè che sia retroattiva, che valga per tutti i condannati, anche per reati commessi prima della legge, quell'interpretazione è incostituzionale. Questo è il senso delle sentenze interpretative. Non abbiamo dichiarato incostituzionale la legge, ma abbiamo dichiarato incostituzionale una interpretazione. Fatta da chi? Fatta da alcuni giudici, per esempio, che tendevano ad applicare, come hanno applicato, anche retroattivamente. E questa è la sentenza interpretativa. Non so cosa dobbiamo fare, se sono altre domande, oppure se qualcuno non ha risposto me lo dica. Qualcuno vuole porre qualche altra domanda? Il giudice ha risposto a tutte? Sì, vieni. Sì, che poi abbiamo un problema di treni. Ciao, io sono Davide D'Alessio della Quinta I e volevo fare una domanda: perché i giudici della Corte Costituzionale non possono essere sottoposti ai procedimenti penali? Ah, bella domanda. Nel periodo della Rivoluzione Francese, quando c'erano le passioni che portavano anche a lotte sanguinose, per tutelare la rappresentanza nazionale da possibili condanne alla ghigliottina, ad esempio, si affermò il principio della immunità. Cioè, i parlamentari non possono essere sottoposti a procedimento penale se non previa autorizzazione della Camera di appartenenza. E così anche per le opinioni, l'immunità per le opinioni espresse, che era stata addirittura affermata prima ancora in Inghilterra nel corso del XVIII secolo. Questa delle immunità è uno dei punti di forza di tutte le assemblee di tutto il mondo democratico.
Laddove c'è una democrazia, c'è una immunità dei parlamentari. E laddove questa immunità non viene riconosciuta, qualcuno dice in un paese dell'est europeo che fa parte dell'Unione Europea, non faccio il nome, ma probabilmente chi legge i giornali lo sa già, si pone contro i principi dello Stato di diritto. È vero che c'è stato l'abuso a volte c'è stato un abuso, soprattutto nella storia repubblicana dei primi decenni dell'immunità parlamentare, però rimane un punto di forza che non può essere messo in discussione. Quando si è dato vita alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale non è formata da rappresentanti del popolo come i parlamenti, ma il Costituente ha ritenuto opportuno, importante, che anche i giudici della Corte Costituzionale godessero delle stesse immunità previste per i parlamentari. Quindi è un'estensione a un istituto giovane, perché vi ho già detto che la Corte Costituzionale è un istituto giovane di questo secondo dopoguerra, anche di un'immunità che era tipica delle assemblee parlamentari. E questo è il senso della... Per cui possiamo essere sottoposti, facendo gli scongiuri del caso, a procedimento penale, ma previa autorizzazione della Corte Costituzionale stessa, per evitare degli abusi o delle prevaricazioni. Bene, allora ringraziamo il giudice Barbera. Grazie. Ringraziamo chiaramente il dottor Schiavone, ma ringraziamo voi. Grazie anche a voi. L'impressione che ne ho tratta è stata eccellente, bravissimi. E traggo una conclusione, che voi non siete stati soltanto, non siete soltanto il supporto importante all'industria bolognese, ma anche alla cultura e alla civiltà bolognese. Grazie. Grazie.